Attenzione! Necessaria approvazione CCMP e O5. Il file a cui si sta tentando di accedere è consultabile solo da parte del personale con autorizzazione 4.2000. Questa autorizzazione non è inclusa nel protocollo generale di sicurezza di livello 4. Ogni tentativo di accesso oltre questo punto senza l'autorizzazione necessaria verrà punito con la terminazione dell'incarico presso la fondazione e la cancellazione di ogni indennità di istruzione, sanitaria, pensionistica e assicurativa. Inserendo le proprie credenziali, pertanto, si acconsente ad essere esposti ad una immagine contenente un agente di rischio cognitivo noto, onde verificare di aver ricevuto l'appropriata protezione. In caso di accesso non autorizzato, questa postazione diventerà inutilizzabile. Il personale di sicurezza vi raggiungerà per rianimarvi e condurvi in una cella detentiva per interrogatori. Ogni tentativo di accedere a questo file da un computer non connesso alla rete intranet della fondazione verrà punito con la terminazione immediata, a prescindere dall'autorizzazione. Inserire credenziali di accesso. Richiesta autorizzazione di livello 4-2000. Soggetto cosciente. Accesso al file. Elemento SCP-2000. Classe dell'oggetto Taumiel. Procedure speciali di contenimento. L'entrata a SCP-2000 è dissimulata da una stazione in disuso dei ranger forestali del Parco Nazionale di Yellowstone. Nonostante numerosi tentativi di accesso non autorizzato da parte di civili, l'entrata non è mai stata violata secondo gli archivi storici dell'installazione e nessun'altra misura di contenimento fisico è stata giudicata necessaria. Il protocollo Piena Vista 201 è attivo per SCP-2000. Necessari rifornimenti e personale sostitutivo possono essere consegnati tramite veicoli stradali privi di contrassegni o elicotteri civili, a seconda delle necessità. Al personale con autorizzazione inferiore a livello 4-2000 non è consentito l'accesso alla documentazione riguardante SCP-2000 o a qualsiasi protocollo associato al suo contenimento e mantenimento. Al personale con autorizzazione inferiore a livello 5-2000 non è consentito l'accesso a SCP-2000 al di sotto del sottolivello 3. Tutti i membri del personale assegnati a SCP-2000 devono sottoporsi mensilmente a scansione dell'archetipo neurale. Il personale residente nel sito deve sottoporsi alla scansione settimanalmente e i risultati della stessa verranno conservati in loco. Al personale di livello 4-2000 residente del sito non è consentito lasciare il Parco Nazionale di Yellowstone nel corso dell'incarico. In caso di trasferimento, volontario o forzato, dovranno essere somministrati agenti amnestici di classe A e verranno impiantati ricordi artificiali corrispondenti a incarichi con altri oggetti SCP di massima sicurezza o di classe Keter. Potrà essere assegnato a SCP-2000 personale aggiuntivo, a cui verrà fornita un'autorizzazione temporanea di livello 4-2000 a discrezione del supervisore del coordinamento per il contenimento dei materiali pericolosi, CCMP, per l'oggetto, attualmente il dottor Charles Gear, e del comando O5. La superficie esterna di SCP-2000 è circondata da ancoraggi Scranton della realtà, di seguito SRA, ogni 20 metri, disposti a esagono per impedire incursioni da parte di interferenze anomale di natura ostile. Il funzionamento di ciascun SRA deve essere verificato semestralmente e il componente dovrà essere sostituito in caso di necessità. I tecnici preposti alla manutenzione dei componenti SRA possono fare riferimento al documento SRA 033 REV 1.0.7. 5 pozzi temporali costanti, X-Yank, Anastasakos, di seguito XACTS, capaci di mantenere un flusso tachionico costante lungo l'estensione della struttura, rendimento massimo di 100 watt ciascuno, sono stati installati e devono essere controllati mensilmente. I tecnici preposti alla manutenzione dei componenti XACTS possono fare riferimento al documento XACTS 864, REV 1.3.0. Un collettore pseudo-Riemanniano è stato avviato all'ingresso del sottolivello 4 e deve rimanere aperto costantemente. In caso di guasto al collettore, la procedura Morte di Euclide 101 deve essere eseguita immediatamente. Altri sistemi di supporto vitale non anomali e servizi di sistema possono essere tenuti a disposizione in accordo con gli standard del protocollo di conservazione della Fondazione, sezione 101.5, componenti di importanza critica. Ovunque sia possibile, materiali e risorse di natura non anomala devono essere utilizzati per la manutenzione e la riparazione di SCP-2000. In qualunque caso si manifesti uno scenario di classe K che non comprometta l'esistenza o il funzionamento di SCP-2000, la procedura CYA009 deve essere attivata senza indugio.
Le installazioni della fondazione ancora operative in tutto il mondo devono tenere sotto controllo lo scenario nel corso dello svolgimento, preservando ogni possibile risorsa materiale sotto il protocollo Ganimede, fino a quando tutti i siti rimasti rispondano alla richiesta di SCP-2000 con il segnale di cessato allarme, come definito nel documento 2000XKAC1.9. Alla ricezione del segnale di cessato allarme verrà posta in essere la procedura Lazarus 01. Note dell'amministratore. Voglio che questo messaggio sia registrato permanentemente e, a giusta ragione, non mi importa se pensate sia un insulto alla vostra intelligenza. Alcune cose sono importanti fino a questo punto, semplicemente. Questo dispositivo non è assolutamente una scusa per abbassare la guardia o assumere rischi maggiori con gli oggetti SCP o usandoli in test di interazione o qualsiasi altra cosa vi venga in mente. Le procedure di contenimento primario sono ancora la nostra migliore speranza di sopravvivenza. Altrimenti non ci sarebbe alcun motivo per rendere così efficace la copertura. Non sappiamo quante altre volte potremo sfidare la sospensione dell'incredulità di Dio prima che l'universo dica semplicemente no. E considerando cosa abbiamo dovuto fronteggiare nei decenni passati, potremmo aver già passato il segno. L'ex amministratore, dottor William Fritz. Descrizione. SCP-2000 è un'installazione sotterranea della Fondazione, originariamente costruita in un periodo imprecisato nel corso degli ultimi, censurato, anni, allo scopo di ricostruire la civiltà nel caso in cui uno scenario di fine mondo di classe K non possa essere evitato in tempo utile a prevenire l'estinzione o la quasi estinzione dell'umanità. Dal suo avvio, SCP-2000 è stato attivato almeno 2 volte. Le registrazioni della Fondazione riguardanti la costruzione di SCP-2000 e la sua storia prima di questo ipotetico primo utilizzo sono andate perdute. Che questo vuoto informativo sia accidentale o intenzionale è impossibile determinarlo. La porzione dell'installazione di importanza critica comincia a 75 metri al di sotto del livello del suolo e si estende per una profondità di 100 metri. Sebbene lo scopo delle conoscenze ingegneristiche necessarie a ricostruire SCP-2000 integralmente sia impossibile da eseguire, mantenendo nel contempo la segretezza, tutti i sottosistemi di SCP-2000 sono stati riprodotti con successo in condizioni di laboratorio. L'installazione e ogni procedura necessaria alla sua manutenzione sono di natura comune. Si veda il documento 2000SSX per informazioni riguardanti le tecnologie straordinarie della Fondazione necessarie al funzionamento di SCP-2000. La fonte di energia primaria per l'impianto è un reattore al torio e fluoruro liquido LFTR, dotato di un tasso di produzione totale nominale di 1 gigawatt, con una durata operativa di 70 anni al massimo del potenziale. Un generatore geotermico di supporto è stato installato per trarre energia dall'attività vulcanica della regione. Questo generatore può mantenere l'installazione in modalità stand-by per un tempo indefinito. SCP-2000 contiene anche impianti per il trattamento dell'acqua, sistemi di riciclo e purificazione dell'aria, unità di produzione idroponica e alloggi per accogliere fino a 10.000 individui. Per realizzare il suo obiettivo primario, SCP-2000 include 500.000 replicatori umanoidi Bright Zartion, di seguito BZHR. A pieno regime, SCP-2000 può produrre 100.000 esseri umani vitali e non anomali al giorno con un periodo di avviamento di 5 giorni. Utilizzando una conduttura riemanniana sotterranea per la raccolta di materiale grezzo da varie sorgenti termali e flussi magmatici profondi e servendosi di una banca dati computerizzata in cui sono immagazzinati dati su tutti gli alleli umani conosciuti, questo sistema può ricreare qualsiasi genoma umano perduto o generare qualsiasi numero necessario di genomi nuovi e unici allo scopo di ripopolare la civiltà umana. Nota del ricercatore. L'uso del sistema BZHR è attualmente sospeso ad eccezione dei test di manutenzione o dei casi di emergenza. CYA-009 è sempre attivabile. Si sta ancora indagando per individuare una possibile incursione ostile e gli errori di questo database si stanno rivelando particolarmente difficili da identificare. Stiamo ancora assistendo a una distribuzione di difetti congeniti e genetici di gran lunga superiore ai livelli di riferimento. Ora come ora, posso garantire che gli esemplari prodotti siano vitali solo al 60-75%. Si veda il supplemento 2001. Dottor Christopher Zartion, MD, ricerca e sviluppo biotecnologico. Gli esseri umani prodotti da questo processo possono essere portati a qualsiasi stadio di sviluppo desiderato senza estendere il periodo di incubazione di 5 giorni. Oltre alle strutture generative, il dispositivo BZHR ha anche la capacità di impiantare falsi ricordi tramite somministrazione di allucinogeni di classe G e ipnoterapia evolutiva.
Le storie personali, le scansioni degli archetipi neurali e i genomi di molti membri del personale della fondazione, incluso tutto il personale con autorizzazione di livello 4-2000 e superiore, sono conservati per assicurare che SCP-2000 possa essere attivato e la procedura Lazarus-01 possa venire avviata anche solo da un unico essere umano sopravvissuto. Dopo l'implementazione del protocollo Ganimede, indicante il fallimento da parte della fondazione nell'impedire uno scenario di classe K, il blocco dei sistemi di sicurezza di SCP-2000 si disattiverà, permettendo a qualsiasi operativo della fondazione di iniziare la procedura CYA-009. Se dopo 20 anni SCP-2000 rimane inattivo, i protocolli di sicurezza verranno ulteriormente allentati, permettendo a qualsiasi essere umano non anomalo di accedere all'impianto e iniziare la procedura. Una volta attivato, i sistemi di monitoraggio interni di SCP-2000 tenteranno di localizzare tutti i membri del personale con autorizzazione di livello 4-2000 e di determinare le loro condizioni. Il personale di importanza critica non trovato verrà replicato utilizzando le più recenti scansioni degli archetipi neurali registrati nei file. E risvegliato prima dell'inizializzazione di ogni altro sistema. Dopo aver ripristinato questi membri del personale, i blocchi di sicurezza verranno riabilitati secondo il normale funzionamento. Per una lista completa delle opzioni contingenti disponibili, il personale di livello 5-2000 potrà consultare il documento 2000-CYA-09. Da notare che la mancata ricezione del codice di cessato allarme, come definito dal documento 2000XKAC1, potrà essere ignorata solo nel caso in cui tutte le altre installazioni della fondazione siano state rese non operative. Altrimenti, elementi della sicurezza e delle SSM ripristinati secondo la procedura CYA-009 saranno inviati presso le altre installazioni della fondazione allo scopo di confermare il loro funzionamento e l'integrità della realtà locale. La procedura Lazarus-01 inizierà quando un operativo della fondazione autorizzato a livello 5-2000 inserirà la data di ripristino desiderata nell'unità di controllo del BZHR all'interno di SCP-2000. Le unità disponibili inizieranno allora la produzione di figure guida a livello politico e culturale di tale periodo storico, utilizzando descrizioni, informazioni genetiche registrate nei file, oltre a riprodurre una popolazione globale corrispondente a tale periodo storico. Gran parte della superficie utilizzabile di SCP-2000 è dedicata alla conservazione di materiali edili, attrezzatura da costruzione, impianti produttivi, attrezzi agricoli e dispositivi per l'immagazzinamento di dati informatici. Oltre alle necessità infrastrutturali, nel sito è conservata un ampio archivio di materiale culturale, contenente copie di migliaia di famose opere d'arte, della musica, della letteratura e un backup completo della rete globale internet, nel caso in cui le altre raccolte vengano distrutte. Nota del CCMP. Questa nota è stata ritrovata nelle registrazioni delle iterazioni precedenti, alla conclusione di Lazarus-01. Nota del ricercatore. Se mai dovremo rifarlo, la data di ripristino non dovrà essere impostata più di 20 anni prima dell'evento. Non solo potremo approfittare di un sacco di risorse rimaste in piedi, ma sarà molto più facile ripristinare la comunità. Redatto. Anni sono troppi. Il personale è sotto sforzo già così, senza dover ricostruire in base alle specifiche temporali, solo per risparmiare tempo riguardo alle richieste agricole e della popolazione. E poi, quanta parte dei secoli 20 censurato vogliamo davvero riscrivere e quante altre volte? Non è stata dura abbastanza una grande guerra di cui tenere traccia? Dottoressa Henrietta Eisenhower, storica. Nel corso del mio mandato come CCMP di SCP-2000 onorerò questa richiesta. Attualmente è in corso un aggiornamento della documentazione ufficiale per inserire questa modifica. Due guerre mondiali sono troppo, non abbiamo bisogno di rischiarne una terza. Dottor Charles Gears, supervisore CCMP. I primi esseri umani ricreati che dimoreranno fuori dal sito dovranno necessariamente essere informati dell'esistenza e del funzionamento di SCP-2000 mentre l'umanità viene ricostruita. Questa strategia farà sì che gli esseri umani di nuova fabbricazione prestino assistenza diretta negli sforzi di ricostruzione e di ricolonizzazione e le competenze necessarie per la ricostruzione sono state preselezionate per essere maggiormente presenti nei primi 5 milioni di individui generati. Mentre la popolazione globale aumenterà, il processo di diaspora e ricostruzione accelererà geometricamente, permettendo di recuperare infrastrutture agricole ed economiche il più presto possibile.
Sebbene sia possibile che alcuni umani ricreati non sopravvivano all'iniziale periodo di rinnovamento, tali individui possono essere rigenerati indefinitamente fino a quando siano stati completati tutti i principali centri abitati e le installazioni della Fondazione. I reparti amministrativi della Fondazione, durante questo periodo, avranno come obiettivo la falsificazione delle datazioni dendrocronologiche, astronomiche e radiometriche necessarie per mantenere l'apparenza di continuità storica. Si veda il documento 2000 Retcon V2.3.3 per i dettagli. Nel caso in cui porzioni significative dell'habitat naturale siano state distrutte prima del completamento del progetto, si faccia riferimento al documento 2000 One Tier V3.0 per i metodi di ricrescita rapida approvati. Si stima che la popolazione mondiale, la capacità manifatturiera, la produzione agricola e il livello culturale potranno essere riportati ai livelli corrispondenti all'anno 2000 CE, da 25 a 50 anni dopo che la procedura è stata implementata. Alla conclusione della procedura Lazarus 01, l'agente amnestico Enui 5 verrà diffuso sulla totalità della popolazione, facendo sì che tutti gli umani rigenerati dimentichino la loro affiliazione con le strutture della Fondazione. Da allora, la storia riprenderà dalla data prestabilita. Ciascuna esecuzione della procedura porterà necessariamente all'alterazione del corso degli eventi dell'umanità, a causa dell'enorme complessità delle interazioni sociali umane. Sono in corso ulteriori ricerche riguardanti i modelli storici predittivi, basati sull'osservazione degli svolgimenti della procedura Lazarus 01 occorsi finora. Nota del CCMP. A questo punto non verrà accolta alcuna altra proposta riguardante modifiche culturali o comportamentali. I tentativi precedenti di migliorare tendenze violente o sociopatiche nell'umanità, presa nel suo insieme, sono stati implementati e giudicati riusciti. Una sperimentazione, utilizzando soggetti della seconda iterazione, ha dimostrato che ulteriori modifiche comprometterebbero la tenacia degli esseri umani, a un punto tale che il progresso tecnologico e sociale sarebbe notevolmente inibito. Si veda il registro degli esperimenti censurato. Per altre informazioni, dottor Charles Gears, supervisore CCMP. Documento 2000 SSX. Le informazioni seguenti stabiliscono i parametri operativi di base delle tecnologie sviluppate specificatamente per il progetto SCP-2000. Sebbene questa tecnologia possa apparire anomala, è basata interamente su principi scientifici verificati, attualmente in uso nelle procedure di contenimento attuate dalla Fondazione. L'invenzione degli ancoraggi Scranton della realtà, SRA, sembra essere antecedente alla prima attivazione di SCP-2000 ed è attribuita al dottor Robert Scranton nel 1889. Il corpo principale e gran parte dell'elettronica degli SRA sono fabbricati in una lega di bronzo e beriglio resistente alla corrosione. Ispirati da manufatti scoperti, dati rimossi. Eliminando efficacemente la comparsa di coppie virtuali, particelle-antiparticelle necessarie affinché si manifestino i fenomeni di alterazione della realtà ad opera dei tipi verdi. A causa della spesa sostenuta nella realizzazione della lega bronzo-beriglio necessaria per la costruzione degli SRA, l'utilizzo di questo dispositivo negli impianti della Fondazione è stato limitato ad unità con un'ampiezza d'azione inferiore ai 2 metri cubici. Nota del ricercatore. Il meccanismo di funzionamento degli SRA e la fonte di ispirazione devono essere mantenuti segreti rispetto a qualunque potenziale entità capace di manipolazione della realtà, per ragioni che spero siano ovvie. Solo tecnici di manutenzione qualificati di livello 6-2000 sono autorizzati ad accedere a questa documentazione. Se un qualsiasi membro del personale di SCP-2000 vi rivela di essere un tecnico di manutenzione di livello 6-2000, segnalatelo al comando O5 affinché questi sia riassegnato e sottoposto a terapia amnestica immediatamente. Non è una punizione, è una legittima questione di sicurezza. Se questi dispositivi fossero compromessi, lo sarebbe anche la nostra scialuppa di salvataggio. Dottor Lowell Henry Piedmont, contenimento straordinario. Il pozzo temporale costante X-Yank Anastasakos XACTS è un dispositivo progettato per stabilizzare il flusso di causalità entro un dato raggio d'azione. Gli XACTS utilizzano una radiazione elettromagnetica ad alto potenziale nella frequenza delle onde radio, accoppiata ad un campo di emissione tachionica, per creare un orizzonte degli eventi permeabili, permettendo a sistemi organici ed elettrici di attraversarne il raggio d'azione senza subirne l'effetto, mantenendo nel contempo un ambiente causale statico. In altre parole, anomalie temporali che potrebbero normalmente impedire che SCP-2000 venga costruito non avranno effetto, fino a quando almeno una unità XACTS rimane operativa. Non esistono altri piani per un utilizzo estensivo nella Fondazione dei dispositivi XACTS.
Nota del ricercatore. I pozzi temporali possono essere utili per svariate cose. Contenere oggetti SCP per i quali serve che un secondo duri 300.000 anni è un buon esempio. Mantenere un punto di riferimento costante nel corso di riparazioni nel continuum temporale, così da poter registrare efficacemente i progressi raggiunti e cancellare errori gravi, ne è un altro. Ma le relazioni causali naturali sono flessibili, in un modo che la mente umana non può comprendere appieno, e creare più di una manciata di causalità statiche isolate porterà più danno che beneficio all'integrità del flusso temporale. Gli XACTS non verranno implementati estensivamente nella Fondazione. Sì, abbiamo provato nel corso di una passata iterazione. No, ulteriori indagini sui risultati di tale tentativo non saranno consentite. Dottor Thaddeus X. Young, anomalie temporali. L'uso di un collettore pseudo-riemanniano permette alla superficie utilizzabile di SCP-2000 di estendersi a profondità negativa, fornendo 10 km quadrati di spazio utile addizionale. La documentazione originale riguardo alla costruzione di tale apparato prima delle attivazioni precedenti di SCP-2000 è andata perduta. Sebbene questo fenomeno sia tradizionalmente indicativo di anomalie spaziali, è stato determinato dai dottori Robert Boyd e Tristan Bailey che l'entrata del collettore è compatibile con un'avanzata implementazione della fisica moderna. Questo spazio negativo è mantenuto grazie a una singolarità non gravitazionale, generata attraverso un'emissione concentrata di particelle censurato, attraverso l'entrata desiderata del collettore. In caso di decadimento della singolarità, l'installazione rimarrà intatta, in isolamento, e non sarà soggetta a collasso strutturale. Si stima che il ripristino del collettore richiederebbe meno di 10 ore se il protocollo morte di Euclide 101 verrà posto in essere subito dopo il guasto. La porzione isolata di SCP-2000 rimarrà operativa e abitabile fino a 36 ore dopo il guasto del collettore e sarà recuperabile per un tempo indefinito. Supplemento 2001. Durante la violazione del contenimento di SCP censurato, in data censurato, punto 2, SCP-2000 è stato soggetto al guasto di diversi componenti SRA e XACTS che hanno coinciso con l'attivazione delle unità BZHR nel sito. Per 25 giorni dopo questo incidente, le unità BZHR hanno prodotto più di 10 milioni di entità umanoidi con una biologia interna incompatibile con gli umani moderni. Le differenze includevano una camera cardiaca addizionale, polidattilia perfetta di mani e piedi, un aumento del volume endocranico e dell'altezza e la presenza di un organo addominale di scopo ignoto, che emette e riceve frequenze radio comprese fra i 2.4 e 3.6 GHz. A questi umanoidi non furono somministrati agenti allucinogeni di classe G, né essi furono sottoposti a ipnoterapia evolutiva. Tutti gli esemplari rimasero privi di coscienza fino al decesso, 5 settimane dopo. È attualmente in fase di revisione la classificazione di questa entità come SCP-2001. Che questo evento sia il diretto risultato di una interazione transtemporale tra SCP censurato e SCP-2000, di sabotaggio, di una fuga di informazioni o di un malfunzionamento non anomalo delle attrezzature, è attualmente ignoto. I controlli diagnostici e le riparazioni strutturali procedono entro margini di rischio accettabili. Si stima che SCP-2000 recuperi la funzionalità nominale entro gennaio 2020. Supplemento 2002. Durante le riparazioni alle unità SRA del settore 3382 in data censurato, punto 2, il tecnico dati rimossi ha riportato la scoperta di resti umani in avanzato stato di decomposizione. L'analisi dei frammenti di tessuto scoperti insieme ai resti indica che essi siano vecchi di 450-700 anni. Valide credenziali di sicurezza riferite al dottor Alto Clef sono state ritrovate nelle vicinanze, sebbene non sia stato possibile stabilire una corrispondenza genetica. La notazione che segue è stata recuperata da una custodia per documenti in plastica, sigillata ermeticamente. Perché abbiamo dovuto costruire questa cosa? Quando l'abbiamo fatto? Quante volte l'abbiamo fatto? Lo sappiamo, almeno. Successivi interrogatori hanno dimostrato che il dottor Clef non fosse a conoscenza di questo evento e che egli ignori lo scopo del messaggio.